Un saluto a tutti gli amici di LazioPolis.it. Purtroppo non è andata come tutti quanti speravamo. Il 169esimo derby della capitale fra campionato e coppe va alla Roma. Roma che vince il derby per 2-1 in una serata veramente storta per quanto riguarda la Lazio. Una partita cominciata subito con il brivido, no? Con quel gol annullato a Immobile che sembrava far presagire a un certo tipo di gara. Immaginavo magari una gara in cui la Lazio potesse trovare spazi nella profondità con Immobile, riuscire a creare palle gol attraverso Luis Alberto. Purtroppo nell'arco dei 90 minuti non è accaduto niente di tutto questo. La Roma, a onor del vero, è stata molto brava nel suo intento, perché è riuscita a bloccare la manovra della Lazio, riuscendo soprattutto in base a questo a fermare le fonti di gioco su tutto Luis Alberto, contrastando ogni tipo di iniziativa biancoceleste. Quindi onestamente viene da dire che vince la squadra che l'ha voluto di più e che probabilmente l'ha meritato anche di più ai punti. La Lazio tira, credo, un paio di volte in porta, niente di più, crea veramente pochissimo e nei dettagli, negli episodi, perde la partita, perché difensivamente aveva anche retto bene. Cosa è mancato oggi? È mancata un po' di fantasia, un po' di idee, un po' di varietà a livello offensivo, perché fa strano, insomma, pensare che Bastos era chiaramente l'uomo indicato dalla Roma per giocare più palloni. Roma che, come dicevo prima, ha impostato benissimo il pressing e veniva a prendere la Lazio fin dal primo portatore di palla. Nel momento in cui Bastos diventa il fulcro del gioco della Lazio c'è un problema, perché chiaramente non si passa più per la qualità ma si cerca di impostare nel breve, nello stretto, e col grande pressing della Roma era veramente molto complicato. Quindi quello che si può imputare alla Lazio oggi è di aver sbagliato partita e di non aver avuto idee e fantasie in campo per provare a ribaltarla anche dopo lo svantaggio dato dal calcio di rigore, nel quale l'inquadratura ancora non ci chiariscono il mistero, insomma, se sia o no, se sia o meno calcio di rigore, ma tendiamo a pensare che possa esserlo. Quindi mi viene da dire che senza l'errore di Manolas su quel cross innocuo di Marusic probabilmente la partita sarebbe finita 2-0, perché la Lazio, onestamente, tranne qualche acuto di Lukaku nel momento in cui è entrato in campo, non ha mai creato niente di trascendentale per riuscire a riprendere questa partita. Quindi la Roma ha il merito di averci creduto di più, ha il merito di averla letta meglio nel corso dei 90 minuti. Alla Lazio invece qualcosa su cui riflettere, perché al di là degli errori dei singoli, Inzaghi ne ha parlato, ha detto: con errori individuali del genere non si possono vincere derby, ed è vero, è sacrosanto, perché gli errori di Basso sono marchiani entrambi, sul primo e sul secondo gol, perché lui poi a iniziare l'azione di Nainggolan, che poi va a tirare diritto in porta ad incrociare battendo stracoscia. È anche vero che oggi non possiamo dire di aver visto in campo la vera Lazio, anche per merito della Roma, ma anche per demerito dei ragazzi di Simone Inzaghi, che in questo devono sicuramente interrogarsi e riprendere poi il filo da lì dove l'avevano lasciato qualche partita fa, perché abbiamo visto la Lazio molto scollata, molto disunita in campo, lunghissima dopo la prima mezz'ora di gioco in cui la Lazio era veramente bella, tosta e caparbia, corta e aggressiva. Mano a mano si è andata veramente disperdendo nel campo, lasciando praterie e spazi agli avversari che, ai punti, ripeto, secondo me meritano questa vittoria, per quanto sia doloroso dirlo, visto che gli avversari sono quelli dell'altro reparto. Ma parlando di calcio, onestamente oggi la Roma ha meritato di più. Quindi la Lazio non è stata se stessa oggi, non è stata fedele a ciò che ha proposto in queste 17 partite, numero più, numero meno, insomma. E in questo sicuramente ha peccato e dovrà interrogarsi sul come fare a non ripetere questi errori nella gara di ritorno, ma in tante altre gare, perché poi il pressing che ha fatto oggi la Roma potrebbe essere riproposto anche da altre squadre, quindi la Lazio non può permettersi di perdere completamente la bussola se una squadra avversaria viene a prendere alta. Sui singoli Bastos assolutamente bocciato, anche se secondo me sarebbe ingeneroso andare troppo a girare il coltello nella piaga, se consideriamo che è stato lasciato anche fin troppo solo nello sbagliare, perché era impossibile pensare che un giocatore con le sue qualità, che non sono eccelse a livello di piede e di impostazione, potesse fare il regista di questa squadra. Nullo Luis Alberto, non l'abbiamo praticamente mai visto all'interno della partita. Immobile, sempre generoso, sempre caparbio, segna il calcio di rigore, quindi sicuramente questo gli dà un po' di fiducia, ma anche lui crea pochissimo. Imbottigliato lo stesso Milinkovic, ma insomma sui singoli vediamo veramente poche sufficienze. Credo che Lukaku invece sia stata una buona sorpresa questa sera, perché entrando è riuscito a dare comunque una bella spinta, per cui la chiosa è: niente drammi, perché non solo è il derby d'andata, quindi ce ne sarà anche uno di ritorno, ma anche perché la classifica è e resta assolutamente buona. La Lazio ha anche una gara in meno, quindi potenzialmente in questo momento è a 31 punti.
niente drammi, la voglia di ripartire c'è, Inzaghi sicuramente saprà rimettere in piedi la sua squadra, ci sarà il Vitesse che sarà una specie di intervallo così un po' noioso di questa settimana, e poi ovviamente appuntamento a domenica prossima per la gara contro la Fiorentina, che sarà assolutamente da non sbagliare per riprendere subito il cammino. Rimane l'amarezza per non aver giocato al meglio delle nostre possibilità, delle possibilità della Lazio ovviamente, però la consapevolezza è questa, resta un'ottima squadra che può assolutamente riprendere il suo cammino, se riprende a essere quella che è stata fino a un paio di giornate fa, e quindi smaltire le tossine del derby. Sicuramente la nazionale un po' ha inciso in tutto questo, perché alcuni giocatori non erano sicuramente al 100%, però riuscire a smaltire anche queste tossine e ripartire sarà fondamentale per il proseguo della stagione della Lazio. Quindi veramente inutile fare drammi, inutile parlare di devastazione, di un Bastos che se ne deve andare e deve lasciare la capitale, perché non è produttivo, non è fruttuoso. Rimettersi in sesto, ripartire dopo una grande sconfitta come la Lazio ha già fatto l'anno scorso, ricordiamo che perse il primo derby, tra l'altro anche in circostanze piuttosto simili a quelle di oggi, per 2-0, e poi il resto lo conosciamo bene, e la Roma diciamo non se la passò bene negli altri derby. Quindi con la fiducia di sempre, con l'amarezza di oggi, ripartiamo pronti per la gara contro la Fiorentina, e noi saremo pronti a raccontarvela qui su laziopolis.it. Ciao a tutti.